Amici di D-Day, siamo arrivati allo stand di LG. All'ingresso ci accoglie un mega wall gigante di TV Infinia, l'arco di Infinia. Qua sulla nostra destra vediamo il nuovo Lex 8, il TV Ultra Slim, che è il fiore all'occhiello della collezione di TV Infinia quest'anno. Partiamo questo giro dallo spazio vuoto. Una curiosità: il Lex 9 è al momento il TV a LED 3D più grosso presente sul mercato. Perché non c'è? Semplice, è là imballato nell'angolino perché c'è una sorta di guerra LG Samsung per chi ha il TV più grosso. Probabilmente LG vuole svelarlo all'ultimo, però c'è fuori già il cartellino, l'hanno appoggiato qua. È un 72 pollici 3D fatto come l'LX9008, però molto più grosso, quindi non ultra slim. L'ultra slim invece è questo, l'X8, 8 perché 8.8 sono i millimetri di spessore, poi lo vedremo nel dettaglio, vedremo anche qualche dettaglio in più. L'elettronica è tutta nella base, la cornice è un centimetro. I dati un po' più approfonditi li diamo nel lens on che faremo a breve. Proseguiamo, la gamma resta ovviamente quella attuale, LX9008 per l'Italia, non 9005, 8008, 6008, mentre qua ci spostiamo appunto sulla piccola esposizione dei nano full LED, quindi TV ultra slim, 8.8 mm, come si può vedere sono TV veramente sottili. Questo qua è un dito, quindi veramente sottili. Non lasciatevi spaventare dalla base, perché ovviamente la base si può staccare. Lì per esempio ne vediamo uno che ha la base staccata e viene collegata dopo al TV tramite un cavo. Non solo TV 3D, ma anche proiettori. Il modello CF 3D che c'era qua era già stato visto al CES di Las Vegas. È un proiettore che utilizza occhiali passivi, lo vediamo in azione lì dentro. Può realizzare schermi davvero grossi, luminosissimo, ha un doppio motore ottico addirittura, quindi una doppia lampada dentro. Un prodotto molto sofisticato che arriverà anche in Italia a 9.990 euro. Questo è il modello invece business, è un modello più compatto, non è full HD, è solamente XGA, è DLP, però anche lui 3D con gli occhiali attivi. E a differenza degli altri 3D sul mercato oggi è in grado di gestire già tutti i tipi di segnali, quindi è un HDMI 1.4 e può prendere direttamente il segnale dei Blu-ray, oltre a tutti gli altri formati 3D come il top bottom e il side by side per le trasmissioni televisive. Ha l'USB playback integrato, quindi qualsiasi filmato che mettiamo su una chiavetta USB lui la può riprodurre direttamente, quindi un proiettorino multimediale dall'estetica diciamo abbastanza piacevole ma un po' business, che può riprodurre filmati in 3D oltre che in 2D. Ci spostiamo più avanti nello stand. LG spinge moltissimo ancora sui proiettori LED, ovviamente per uso office. Qua vediamo i due modelli nuovi, sono DLNA e possono riprodurre file anche loro HDDVX tramite USB. La durata della lampada, essendo LED, è altissima, 300.000 ore, quindi praticamente un micro cinema portatile che può riprodurre uno schermo fino a un metro in un ambiente buio. Una soluzione diciamo comoda per quando si va a casa degli amici e si vuole riprodurre al volo qualcosa. Smart TV, curioso, ancora una volta Samsung e LG usano lo stesso nome per indicare la TV intelligente. Stamattina in conferenza stampa Samsung ha parlato di Smart TV, LG presenta la Smart TV, cambia totalmente. Come vediamo c'è un sistema di gestione delle applicazioni con applicazioni che sono scaricate da internet, con una grafica molto simile a quella dei competitor, cioè finestra live in alto a sinistra, applicazioni divise per categorie e in alto la ricerca. Lì vediamo un'applicazione in alto, la possibilità di comprare video on demand, quindi un'interfaccia totalmente nuova che non sarà presente solo sui modelli attuali ma verrà aggiornata anche su tutti coloro che hanno un TV dotato di Netcast. Veniamo al pezzo forte della manifestazione, ovvero la TV OLED più sottile al mondo e al momento anche più grossa. Li vediamo qua, 31 pollici,
3D. Come si può vedere, le basi sono diverse perché LG non ha ancora scelto che tipo di base utilizzare quando introdurrà il prodotto sul mercato, e l'introduzione è prevista l'anno prossimo. Non si sa ancora quale sarà il prezzo, però ovviamente non sarà un prezzo abbordabile all'inizio. Il TV funziona molto bene e, come si può vedere là, è anche 3D. 3D non attivo, passivo. L'OLED ha una risoluzione talmente elevata e una densità di pixel decisamente alta, quindi può gestire tranquillamente un 3D tipo passivo, ovvero con gli occhiali tradizionali. Adesso vediamo che ne sta indossando uno, quel signore che sta guardando. Anche da una distanza di visione di circa 2 metri non si nota linee di scansione, cosa che invece avveniva con TV 3D passivi un po' più grandi. Sempre in ambito 3D, ci giriamo, LG presenta altre soluzioni on theater. Qui vediamo il nuovo modello, il nuovo kit 3D, diffusore da pavimento, subwoofer, canale centrale, un'unità Blu-ray 3D che si appende direttamente sotto il TV oppure può essere posizionata anche a piedistallo. LG lancia anche nuovi modelli di plasma 3D. Questi plasma 3D qua sono già disponibili in Italia e sono arrivati nei negozi proprio in questi giorni. Si chiamano 60px950n e 50px950n, quindi 60 pollici 50 pollici. Sono i primi plasma a ricevere la certificazione THX 3D, una nuova certificazione che, diciamo, dovrebbe garantire la qualità, però come ben sappiamo spesso è solamente una questione di marketing. Occhiali attivi, li vediamo lì. I prezzi sono di 1990 per quello da 50 e di 2990 invece per quello da 60 pollici. LG presenta anche nuove soluzioni. Quella che vediamo qua presenta una sorta di Surface Microsoft, quindi un multitouch su un TV, però realizzato non con le dita ma con delle penne, quindi sono una serie di applicazioni che possono essere un notepad, il browsing, il disegno, il fotoalbum, la possibilità di editare presentazioni, così tutto realizzato mediante due penne che si tengono in mano, con un massimo di 4 penne che possono essere utilizzate sullo schermo allo stesso tempo. Ovviamente le penne sono wireless. Adesso la vediamo che stanno provando alcune applicazioni. Questa tecnologia sarà probabilmente utilizzata nei TV del prossimo anno. 180 pollici, questo è il wall più grosso, 3D più grosso attualmente disponibile sul mercato. Perché parliamo di wall 3D? Semplicemente perché sono stati utilizzati 9 plasma da 60 pollici, ma la cosa curiosa è che questi plasma sono praticamente senza cornice, cioè tra un plasma e un altro c'è esattamente 1,5 mm di distanza. Quindi, come LG sta lavorando sul concetto di borderless per quanto riguarda i LED, lo sta facendo anche sui plasma, ed è probabile che entro qualche anno chi TV e il plasma avranno una cornice davvero sottile, praticamente il TV sarà solo schermo.